Dottor J, settimanale di informazione e prevenzione sanitaria, in collaborazione con il gruppo medico d'archivio. Tutti i giovedì. Alla Biagio Nazaro bastano 20 minuti per chiudere la pratica Grotta a Mare e qualificarsi matematicamente per i playoff. Un successo di misura per 1-0 che ha consentito alla squadra di Chiaravalle di giocarsi in gara secca la semifinale con il Tolentino, che pur perdendo con la Pergolese aveva già acquisito l'ingresso ai playoff. Non c'è stata partita per il Grotta a Mare, che forse ha il solo rammarico di avere lasciato qualche punto per strada nell'ultimo mese e mezzo, ma oggi la gara per i biancocelesti contava poco, avendo raggiunto al penultimo turno la matematica salvezza. All'andata era finita 0-0. Oggi, dopo 4 minuti, la Biagio Nazaro è subito pericolosa con un tiro di Medici che finisce fuori di poco. 4 minuti dopo ci pensa Cavaliere ad impensierire gli uomini di Mister Bagnoni con un bel tiro. Falcetelli però è attento e respinge di pugno. E ancora Biagio Nazaro al 12esimo. Pieralisi, favorito da un rimpallo, fa partire un fendente che finisce fuori. È solo il preludio al gol, che arriva al 19esimo dagli sviluppi di un calcio d'angolo di Rossini, che trova pronto Giovagnoli, tra l'altro ex del Grotta a Mare, che con un'inzuccata precisa buca la rete. Biagio Nazaro meritatamente in vantaggio. I biancocelesti provano a reagire, al 21esimo c'è una bella combinazione tra Valentini e De Panicis, ma quest'ultimo si fa anticipare al momento giusto dal portiere. Il Grotta a Mare comunque è poca cosa, i rossoblù invece cercano di chiudere il risultato. Al 42esimo un tiro di Leonardo Rossini diventa un assist per la testa di Giovagnoli, la cui incornata finisce al lato del palo lungo. 30 secondi dopo, da un errore grossolano della difesa del Grotta a Mare, la palla arriva sui piedi di Negozzi, appena entrato al posto di Cavaliere, il cui tiro finisce sul palo. Il Grotta a Mare finisce in attacco il primo tempo, ma il tiro di Gentile è da dimenticare. Nella ripresa la musica non cambia e serve ad introdurre solo il valzer delle sostituzioni. Al 6° minuto Negozzi ci riprova approfittando dell'errore di Palandrani, ma il suo tiro è respinto dal portiere in calcio d'angolo. Dagli sviluppi il bel cross di Rossini trova la testa di Fenucci, che manda alto ma non di molto. La partita rallenta di ritmo, la Biagio Nazaro però trova ancora occasioni da rete al 17esimo con Santoni, ma para in due tempi Falcetelli. E poi al 27esimo con una bella punizione di Rossini che sfiora l'incrocio dei pali, dando ai tifosi ospiti quasi l'impressione del gol. Nel frattempo al 20esimo era stato espulso per proteste Mister Bagnoni. La partita oramai è sempre a ritmi più blandi, la punizione di Veccia al 38esimo che finisce tra le braccia del portiere è l'unico tiro in porta del Grotta a Mare. Finisce qui la gara, la Biagio Nazaro festeggia e ora andrà a Tolentino a giocarsi l'accesso alla finale playoff. Per il Grotta a Mare, nonostante la sconfitta, un finale di campionato positivo e c'è la sensazione che a questa squadra non si poteva chiedere di più.